Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video dedicato ad un titolo che avevo in libreria Steam in realtà da parecchio tempo, dall'uscita, ormai sono passati non 2 anni ma quasi. Si tratta di Dead Cells, oggi è uscito, o meglio ieri, in base a quando starete vedendo questo video, un nuovo DLC che è The Bad Seed. E ragazzi, questo gioco è in stile Castlevania, è un roguelike, ci sarà da divertirsi perché ci sono parecchie chicche di cui vi andrò a parlare durante il gioco. È molto divertente, io l'ho provicchiato quella durante l'arco dei mesi perché volevo proporvelo, trovavo il momento adatto per proporvelo, il tempo per poterlo giocare insieme a voi. È un gioco che ci farà infognare tantissimo, bestemmiare tantissimo, anche perché è un gioco dove quando muori riparti da capo, però rimane qualcosa della tua vecchia partita. Lo andremo a scoprire insieme. Una cosa che mi piace di questo titolo, sapete qual è? Che c'è anche una modalità Twitch, diciamo, dove voi che seguite la live in chat durante la live potete scegliere ad esempio il livello successivo, il boss, insomma potrebbe essere interessante anche da portare in live. Oggi vi propongo questo primissimo episodio, partiamo con una nuova partita, nuovo salvataggio, modalità normale, vedete c'è la modalità streaming che poi magari andremo a vedere su Twitch, modalità normale. Andiamo a scoprire, come detto, questo titolo dallo stile un po' retro, come detto, si ispira anche a Castlevania. E signori, ci sarà da divertirsi. Mi vedrete bestemmiare come se non ci fossero domani. In amicizia sempre, però, sempre in amicizia. Pronti? Ecco il nostro protagonista. Guardalo lì com'è violento. Allora, con A saltiamo. Lì in basso a sinistra possiamo vedere anche quelle che sono le nostre armi. Al momento niente, ci sarà anche da scegliere nuove armi, trovare tante altre abilità. Insomma, è una figata, ragazzi. Ve lo propongo, vi faccio vedere un attimino. Là sopra ho passato un brutto quarto d'ora, patibolo, perché noi siamo in linea teorica morti malissimo. Comunque andiamo avanti e penso ci faccia del tutorial. Apriamo la porta, doppio salto. Allora andiamo a parlare con la tipa. Tu sei quel tizio decapitato che va in giro tutto solo? Apparentemente sì. E che c'è, il gatto ti ha mangiato la lingua? Ah sì, è vero, non hai la lingua. Comunque sia, deve essere strano tornare dalla morte. Insomma, te ne sarei accorto, giusto? Non puoi più morire. Non so esattamente come sia accaduto, ma se può consolarti, non sei il primo a trovarsi in questa situazione. Che dobbiamo fare? Allora, qua possiamo iniziare a scegliere alcune delle armi. Come vedete, lampeggia la Y. Io sto giocando con il pad, siamo su PC. Possiamo scegliere un'arma secondaria. Come vedete, c'è anche una colorazione. Il verde di solito sono quelle a livello di salute o difesa. Le viola sono quelle, tra virgolette, magiche o a lunga distanza. Il rosso sono quelle corpo a corpo. Possiamo vedere le il danno che facciamo. È un gioco che pian piano inizieremo a scoprire e imparare insieme, perché ci sono tante, un po' anche alla The Binding of Isaac, spelunchi eccetera. Allora io direi di prendere l'arco. Prendiamo l'arco, andremo a trovare sempre nuove armi, così come se moriamo le perdiamo. E tutte le cose che troviamo, ragazzi, sono randomiche. Cioè questa run la facciamo così, dove arriviamo arriviamo, se moriamo ripartiamo, non è detto che ritroviamo le stesse. È molto ma molto figo. Questi sono i teletrasporti, questa è l'arma secondaria. Allora iniziamo a scendere. Anche il sound è molto figo. Rompiamo questo, raccogliamo l'oro che ci servirà per acquistare cose. E qua iniziamo, aia, e qua iniziamo a morire male. La schivata, attenzione. Allora c'è uno con lo scudo, uno che ci spacca. Guarda questo che ci lancia le bombe. Piano, attenzione, quello con lo scudo. La... vieni qua figlio di mula. Guarda sto gran figlio di zoppa. Ecco, non abbiamo cure al momento. Attenzione che sotto c'è Robin Hood. Madonna, abbiamo schiacciato Robin Hood. Attenzione, guarda quello che ci lancia i pallettoni. Sto giocando una mignotta. Attenzione, rischio. E se ne va. Allora, questo gioco è fighissimo, signori. È veramente fighissimo. Che è sta roba? Dobbiamo tirarla? Cosa abbiamo fatto? Non ne ho la più pallida idea. Qua possiamo raccogliere il progetto per la lama di sangue. È un progetto, quindi poi dobbiamo trovare il modo di farlo, se in questa run o nella successiva. Ci saranno comunque dei livelli qua e là. Allora, questo è il teletrasporto, va bene. Lì in basso abbiamo la nostra mappa. Attenzione di nuovo a Robin Hood, che però prendiamo noi di potenza. E una cosa figa anche del gioco, qual è? Figa, dipende un po' dai punti di vista, però anche il fatto che, a parte che la mamma di questo è un po' baldracchina, che appunto ogni partita è diversa da quella precedente. Questo potrebbe ricordare un pochino The Binding of Isaac. Qui, quando troviamo... aspetta che questi...
prima eliminiamoci magari Robin Hood qua. Pergamene del potere, potenzia una delle tue tre statistiche. Le tre statistiche sono: 1, la brutalità, la tattica e la sopravvivenza. Vediamo anche lì, la sopravvivenza aumenta la nostra salute, che al momento è già barbonissima. I danni che facciamo con gli oggetti viola, dice banalmente, e brutalità, i danni che facciamo corpo a corpo. Io al momento aumenterei la brutalità. Proviamo la brutalità. Calcolate che, allora, all'inizio è un po' più difficilina come cosa, poi pian piano magari ci faremo la mano. Non è vero assolutamente, ma inizieremo e continueremo a morire in modo brutale. Allora, te guarda quello. Inizieremo a capire anche e a scoprire quali sono i nemici più difficili da abbattere. Ogni volta raccogliamo, come potete notare, anche delle sfere, comunque quelle poi ci saranno utili. Mamma mia. E vedi che tua madre è una grandissima lavoratrice della strada. Questo cos'è? Non lo so. Raccogliamo scudo di ghiaccio, progetto. Qui abbiamo aperto la porta che avevamo visto prima, quindi scendiamo qua. Dovremmo essere un po' più... Mamma mia, che sportiveggianza, signori. La leggiadria del nostro protagonista è veramente estrema. E... oh, questo è uno scrigno. Attenzione allo scrigno, che potrebbe darci cose veramente prepotenti. Allora, pugnali gemelli, 274 di danno per secondo, infligge colpo critico. Se lo andiamo a prendere, noi possiamo anche avere due armi principali, insomma, possiamo scegliere noi. La spada che abbiamo fa cagare, quindi mettiamo i pugnali. Ah, lanciano anche una bombetta, grande violenza. Questo al momento ancora non possiamo utilizzarlo. Sta di fatto che non siamo messi benissimo a livello di salute. Una cosa che mi piacerebbe farvi vedere, ma... oddio, spero che non riusciamo a vederla in questo episodio, perché significa che sopravviviamo. Dopo la morte, come viene strutturata la morte del protagonista e il successivo progresso del gioco? Allora, qua c'è anche un venditore, attenzione. Parliamo al venditore. Tanto vale che te lo prenda tu, buona fortuna, ti servirà. Ci ha dato una padella. Infligge un colpo critico se il nemico è rivolto verso di te. Allora, la padella fa 185, però 3, perché fa un colpo critico eventualmente. Lancia una granata che fa 17 danni. Onestamente forse conviene tenerci quella che abbiamo adesso. Possiamo acquistare una di queste cose? Assolutamente no, perché siamo dei morti di fame. Molto bene, molto bene. Allora, proseguiamo da quest'altro lato, signori. Io vi raccomando di dare una possibilità a questo titolo, perché ci farà fomentare tanto. Allora, scendiamo un po' di salute magari, che un pochino ce la recupera anche, che non è male come cosa. Prendiamo un po' d'oro. E poi dobbiamo anche capire la mappa, dove dobbiamo andare, perché non ne ho la più pallida idea. E anche questa è sempre randomica, le mappe sono sempre random. Ci sono delle zone che si ripresentano, ma le zone sono comunque ricreate a caso, se vogliamo. Un po' come era Spelunky, se voi ricordate. Un ordine con il sigillo del re. Castaing, questo è un ordine diretto che deve rimanere tra me e te. Non tenere più d'occhio gli ingressi alla prigione fino a nuovo ordine. Una scrivania. Tutti questi documenti sono firmati da Castaing. Deve essere stato un altro ufficiale della prigione. Vabbè, c'è un minimo di storiella. Hai messo da parte qualche moneta per i tempi duri? Noi no, però ci sono altri libri. Alcuni libri su uno scaffale. Dirigere una prigione, manuale di base, costruzione di ponti, ieri, oggi e domani, gestire i soldati, come ottenere il loro rispetto senza ricorrere alla tortura, sorvegliare gli accessi a una prigione in 10 lezioni, lezione 8 vi lascerà senza parole. E niente, noi rimaniamo così. Calcolate che ci hanno ammazzato a noi, quindi nel senso siamo morti malissimo. No, questo già la... skippalo, skippalo, vai così, vai, non fa niente, vai, non fa niente. Poi daremo un nome al nostro protagonista, sceglieremo insieme quello che potrebbe essere un nome per il nostro povero sfigato, perché come detto voglio proporre diversi episodi di questo gioco, ma soprattutto... allora qua possiamo... 1300 ci costa, però prendiamo un arco devastante, 215 dps, arco a cocche multiple, scocca tre frecce alla volta, però perché è verde? Non lo so, ma noi poco ce ne frega, lo prendiamo e... boom! Devastante, devastante, signori. La cosa bella sarebbe anche andare a vedere quelle che sono le armi che pian piano andremo a scoprire. Occhio, no, quello. C'ha lo scudo. Lo scudo della mamma in carrozza. E spacca tutto. Vai da Robin Hood. Grande, lancia la bombetta. Abbiamo preso l'altro Robin Hood. La bombetta spero non faccia danni anche a noi, perché sennò siamo un po'... Madonna mia, con quale leggiadria.
Qua bisogna essere molto sportiveggianti, signori. Raccogli, raccogli. E dove scendiamo? Qua. Tacco punta, grande, così abbiamo spaccato la porta. Allora, iniziamo ad essere più pro e sportiveggianti. Ho aumentato la velocità, non so se momentaneamente o in modo definitivo, credo momentaneamente. Allora, questo cos'è? Esplosione di ghiaccio, mutazione. La mutazione munizione non si applica a questo oggetto. Poi ci saranno anche delle mutazioni, sì. No, questo però no, congela i nemici, anche se... Fammelo provare. Ah, però... Il kebab, ci mangiamo il kebab, sì. Oddio, però... è buona, signori. Proviamo a tenere questa. Poi c'è anche la scelta, a scegliere quale potrebbe essere l'arma giusta e quale no. Sentiero dei condannati, lì si prosegue con il prossimo livello. Ma noi proviamo ad andare... No, da nessuna parte, non c'era un'altra strada. Andiamo da... al prossimo sentiero. Adesso c'è l'intermezzo tra i livelli. Nell'intermezzo tra i livelli possiamo utilizzare le cose che abbiamo sbloccato. Questo non ho mai capito. Questa porta è stata... Vabbè. Allora, questo è il primo soggettone. Ma guarda chi si vede. Io sono il collezionista e sono l'unica compagnia decente che troverai in questo posto. Portami le cellule che raccogli dagli altri. In cambio ti fornirò delle cosine che potranno esserti utili. Se dovessi trovare dei progetti, portameli, ti darò accesso a degli oggetti più sperimentali. Quindi a questo possiamo dare i progetti per sbloccare nuove armi che poi potremmo recuperare anche per le prossime run. Oppure possiamo dare, e in più in realtà possiamo dare le cellule che sono lì sopra. Allora, questi sono i progetti che abbiamo sbloccato. Arma da mischia brutalità, ce le fa sbloccare? No, assolutamente no, perché mi sa che prima dobbiamo fare delle altre cose. Il collezionista, allora al momento l'unica cosa che possiamo potenziare è l'ampolla della salute, che ci dà un'ampolla della salute che ci serve. Abbiamo 12 cellule, ne usiamo 5 e ci sblocca questa. Sblocca una pozione di guarigione che può essere usata in qualsiasi momento. Perfetto. Poi l'ampolla di livello 2. Qui c'è la riserva d'oro. Ti permette di conservare fino a 3000 monete quando muori. Calcolate che moriremo come se non ci fosse un domani. Quindi questa la vado subito a sbloccare. Intanto vedete che ci ha sbloccato già delle altre cose. Anche queste. La lama di sangue per il momento no. Andrei più che altro con la... Le dobbiamo usare tutte le cellule quando siamo qui, E due le possiamo mettere. Scudo di ghiaccio. No, guarda, le metto qua. Magari poi la sblocchiamo per la prossima run. A posto. Grazie, caro. E ci sblocca la porta. Questa, invece, ci sblocca una mutazione. Ogni volta che finiamo un livello e torniamo dalla signora, possiamo sbloccare una mutazione. Ci sono mutazioni a livello di brutalità. Ci sono dei bonus. Mutazioni tattiche, mutazioni di sopravvivenza, mutazioni generali. Allora, anche queste ci sarebbe da valutare la situazione. Una delle mutazioni che secondo me potrebbe essere intrigante è Negromante. Recupera lo 0,21% di punti salute quando un nemico muore. Riduce il tuo livello di infezione quando uccidi un boss. Sblocchiamoci questa, ce l'aggiunge lì in basso, perché appunto ci può essere utile. Anche qui ci apre la porta. Aspetta, c'è una pila di cadaveri. Divertente, sembrano quasi me. Noi siamo morti, giustamente. Oh, niente. E qua recuperiamo, riempiamo la nostra ampolla di salute. Ne abbiamo una perché questa è di livello 1. Abbiamo recuperato anche la nostra salute. E adesso andiamo verso il sentiero dei condannati. Il bello di questo gioco è cercare di arrivare ogni run sempre un po' più lontano della precedente. Anche se c'è la randomicità di quello che possiamo andare a recuperare. Perché una run possiamo prendere un'arma devastante. A una run invece possiamo avere della sfiga clamorosa. Insomma, il bello è anche questo. Quello della... sorte. Guarda qua, tac. Progetto ottenuto, pugnale dell'assassino. Ok, allora vediamo qua se riusciamo a... Abbiamo trovato un kebab che però non utilizziamo perché abbiamo la salute al 100%. Magari lo veniamo a recuperare dopo, no? Aia, e mo? Ah, porca di quella... No! No, il kebab non lo vado a recuperare, signori, perché se... Per recuperare il kebab moriamo male. Poi naturalmente ogni volta troveremo anche nemici diversi. Allora, questa qua del congelamento, signore, è una gran provata. È utilissima. Meno male che ce la siamo portata. Qua possiamo scendere per un cazzo, niente. Niente. Andiamo, andiamo, signori. No, allora, quando questi stanno così significa che c'è qualcosa che li protegge. E dobbiamo andare verso...
Ok, verso quello. Mamma mia, i pro. Vai così. Mi ricorda un pochino lo Shinobo, questo questo ninjino qua. Grande ninjino. Allora, la mappa ci può dare delle indicazioni su dove andare? No, in realtà, nel senso che pergamena dell'assassino potenzia la brutalità o la tattica. Ok, io andrei a potenziare la brutalità o la tattica. Guarda, la brutalità. Lì sotto comunque ci fa vedere, abbiamo potenziato 3 volte la brutalità, una volta la tattica e due... No, una volta la salute, siamo a livello 2, non quante volte l'abbiamo aumentato. Là sotto ci andiamo dopo? Proviamo ad andarci dopo. Là sopra mo non ci arriviamo. Sto spaccando porte così a caso, in realtà. Questo ancora non possiamo usarlo. Qua ci apre la porta. Oddio, non so dove andiamo qua però. Ok, no, è una stanza... una stanza segreta. Aspetta, scendi ma senza spezzarti le tibie, per piacere. Ah, ok, qua di solito esce un nemico cazzuto. Nemico d'elite. Quindi subito, congeliamolo. Ok, vabbè, all'inizio saranno un po' più semplici. Ci ha sbloccato un artefatto ignoto. Allora, vediamo un pochino. Runa delle viti. Questa runa permette... permanente causa la crescita di piante rampicanti. Sì, questo sì, perché in queste zone, vedete questi buboni, sono le piante rampicanti. Vedi, è Super Mario style. La? Dai, dai, Shinobino. Che poi non è Shinobino, però dai, lascia fare. Aspetta, però qua andiamo sopra, ma là c'era un'altra strada. Proviamo ad andare prima a quest'altra strada. Per quanto poi ci saranno comunque dei... porca mignotta, dei teletrasporti. Però io sarei dell'idea comunque di esplorare un pochino tutto, perché potete trovare armi buone a caso. Va bene. Vedi, il teletrasporto, strofina. E niente, non abbiamo preso una strada inutile al momento. Ma non so quello strofina che cos'è, ma sti cazzi. Andiamo da quest'altro lato. Dai, signore, questo gioco è infognantissimo. Avevo idea anche di portarvelo su Twitch, perché come detto c'è l'implementazione anche del... ci arriviamo là? Sì, però... come cazzo? Ma non serve a niente. Qua forse ci vuole un salto che non abbiamo al momento, no? C'è l'implementazione con la chat, quindi voi potete scegliere magari quali sono i nostri progressi. Nel senso, quando c'è la cosa di aumentare brutalità, vitalità eccetera, può essere la chat che decide quale cosa deve essere aumentata. Perché non sto usando il ghiaccio? Non lo so, ma questo è tosto. No, ho sbagliato, l'ho usato dal lato sbagliato. La mamma puttana. La grande. Allora, stiamo calmi, signori, perché qua... vedi che sei un coglione. Porca troia, si teletrasporta. Vedi che pure tua mamma è un po' così, lavoratrice interstatale. Magari lavora all'ANAS, non prendete subito delle conclusioni affrettate, insomma. Scendiamo qua. Dove cazzo stiamo andando? I piccioni! Ecco qua, porca puttana, ci sarebbe... guarda quel figlio di una... vieni qua, stronzo! Ecco, là ci sarebbe servito eventualmente... no? Merda. Là. L'arco, però, siccome ce lo siamo venduti... grande, così... grande di violenza! Spacca prima questo, bravissimo. Mamma mia, come siamo dei pro. Come siamo dei pro. Ma qua da... merda! Cazzo. No, ma che stai fuori? Là. Grande così. E niente. Aspetta, ci riteletrasportiamo qui sopra. Molto bene. Spero che vi stia garbando il gioco, ragazzi. Spero che vi stia intrigando. Come detto, calcolate che andando avanti sarà sempre più difficile. Assorbe il 75% dei danni. Randello 3. Stordisce i nemici bloccati. No, allora aspetta, questo lo prenderebbe al posto di un'arma, non mi piace però.
Mentre questo qui dovrebbe essere una granata che ci vado ad aggiungere su RT, ok. Come detto, il bello del gioco è che è tutto randomico e che ti spingi a fare tante partite perché arriverai a morire malamente, perché... Porca puttana di Eva. Perché moriremo malamente, senza ombra di dubbio. E poi spererai sempre di trovare delle armi più fighe. Merda. Aspetta, c'è quello che li protegge. No. E niente. No. Va, porca la puttana. No. Curati. Vattene. Come cazzo. Curati. Ma che stai fuori? Signori, i rischi. Guarda sto figlio di puttana. Ma vedi che tua madre allora gli piace il lavoro che fa? Prendi questo, cos'è? Progetto per i sandali spartani. Con quale violenza? Allora, abbiamo rischiato tantissimo. Adesso non abbiamo più la salute. Cioè, la salute la... Allora, aspetta. Danni, danni, danni. Ancora danni brutali, signori. Ah, no, aspetta. Però questo ci abbiamo anche la mutazione. Recupera lo 0,23% di incisione. Ci sta. Visto che non abbiamo più i medikit, approfittiamo anche di questa cosa. Boom! Mamma mia. La proaggine di questo uomo. Grande. Così ci piaci. Perché poi bisogna anche vedere, come detto, i bonus che ci può dare. Oh merda. Dove stiamo andando però? Aspetta, io non so dove finisce il livello e dove prosegue. Quindi dobbiamo sempre andare un po' in modo randomico ad cazzum. Là. No, ok, qua abbiamo finito. Guarda, mi teletrasporto qua tanto, per, tanto perché ci piace. E che ne dite magari, come detto, di farci qualche altra live? Innanzitutto fatemi sapere se vi può garbare l'idea di più episodi dedicati a questo titolo. Calcolate che appunto dovrei aver installato, no, ho installato anche il DLC che aggiunge due nuove aree, due nuovi biomi se vogliamo. Ho sbagliato male, credo di aver sbagliato male, non lo so, ma noi andiamo così alla cecata. Raccogli, scendi qua, congela con leggiadria, come solo tu sai fare. Dai, è così. Congela pure quest'altro. No, madonna mia, i rischi. E basta, picciono. E che cazzo, occhio. Mamma mia. Là. Allora, già abbiamo trovato una cosa spettacolare, perché il fatto del ghiaccioletto è molto spettacolare come cosa. È una cosa che si trova, credo, raramente. Io qualche partitina me l'ero... madonna. Troppo leggiadro, signori, troppo, veramente. Sto meravigliando di me stesso. E... porca la troia. Oppela. Che è successo? Il kebab? Mangia kebab, mangia kebab. Spacca sto baracchino di merda. Allora, aspetta che qua ho le mie difficoltà nel provare a scegliere la strada. Andiamo prima qua? No, ho sbagliato tantissimo. E niente. Porca mignota, calcolate che non abbiamo più. Boom. Salute. Cioè, la recuperiamo adesso la salute dalla mutazione. Per quello metto quella mutazione, signori, perché è figa. Questo che è? Cosa ti serve? Allora, vuoi comprare qualcosa o no? Ma... 4.800. Aspetta, fammi vedere. 315 DPS e lancia una granata. Questo quanti fa? No, fa cagare. Più 50 di danni, però... non lo so. Allora, qua abbiamo sbloccato il teletrasporto, ma io dall'altro lato ci sono andato. Non ne ho la più pallida idea. Sì, mi sa che abbiamo visto tutto anche di là. Allora, ritorniamo sopra. Signori, stiamo durando tantissimo. Stiamo durando più di quanto mi potessi mai immaginare. Una statua del re dell'isola. Come faceva a vedere con un elmo simile in testa? Cazzo, sono... Muori a me, noi qua andiamo... No! Se... Dobbiamo prima rompere l'altarino là.
Spacca l'altarino, dai. No, l'altro. Questo me devi congelare. Dai, datte. Questi, bene o male, non sono difficili. Sono più difficili questi qua che ti vengono addosso da uccidere. Questo lancia solo la bomba, quindi se li vai corpo a corpo gli spacchi le gengive. Occhio a... Grande, così. Ora, in realtà... Teletrasporto. A parte che pure le musiche sono fighissime. Non vorrei dire niente. Aspetta, che cazzo vado qua? C'è... No, però qua ci sono tante cose da recuperare. Chiave richiesta, chiave del giardiniere. Che cazzo ne so dove sta il giardiniere? Ma scusate, che è sta barbonata? Allora, questo ci aumenta. Oh, questo, la salute più 0,25%. Madonna, quello è elite. Quello è elite, quindi ci apre l'ano. Dobbiamo andare prima al totem. Ma prima di andare al totem... Dove cazzo va? Non lo so cosa sto facendo. In alcune fasi naturalmente c'è la situazione del... Vai e spera che riesci ad ammazzare qualcuno. Allora, quello elite un attimino. Satan! Dai, è così! Come scendo senza essere inculato? Mamma mia, il ghiaccio, signori, il ghiaccio spacca dei culi. Meno 5 danni ricevuto. Saltare sopra un nemico lo stordisce. Collare del prigioniero, vabbè, mettilo qua. Ah, questo è definitivo? Non lo devo neanche usare? Madonna mia, che sportiveggianza, questo non l'avevo mai visto. Dove lo mette sto coso? Ah, tra gli amuleti, va bene. Benissimo, signori, siamo in questa run. Sto avendo un bucio di... fortunella, che non avete idea. No. Mamma mia, puttanella. Boom. Allora teletrasporto ancora no, perché vorrei prima capire se qua c'è dell'altra strada. C'è dell'altra strada, io non so dove dobbiamo andare all'atto pratico. Però qua si poteva scendere, quindi proviamo a scendere. Questo video non so quanto durerà, probabilmente tanto. E questa era la mia... cioè, sono felice se dura tanto, perché significa che sopravviviamo. Ora, grande che avevamo sbloccato questo coso. Che significa che sopravviviamo. E questa cosa mi fa enormemente piacere. Porta della cella. Sento dei lamenti che provengono dall'altra parte. Nessuna risposta. Vattene da qui, mostro. Ma come mostro? Lasciami in pace. Ripristina il 50% della salute. Cazzo, è troppo. Vabbè, tanto qua mica ci ritorniamo. Quindi va bene così, signori. Tutto sommato abbiamo fatto del buono. So dove stiamo andando, ma andiamo. Mi sento particolarmente fortunato. Che cazzo fai? Niente, qua non c'è nessuno. La palude dell'esilia. No, qua si esce dal livello. Allora aspetta, prima dobbiamo proseguire qua. Qua si va al prossimo livello. Onestamente, da un certo punto di vista mi spiace che non abbiamo visto la morte, perché vi volevo far vedere proprio la meccanica della morte, che... cioè, sembra una stronzata, ma è figa. No, la si apre dall'altro lato. Perché ti fa vedere quello che succede quando muori, cioè le cose che sblocchi, cioè è lì che si capisce la vera essenza del gioco. E qua si va ai bastioni. Ah no, quindi possiamo andare da due parti diverse. Allora, facciamo una cosa. Io mi riteletrasporto di qua, perché la palude dell'esiliato... opterei per andare alla palude dell'esiliato, ma eventualmente noi adesso andiamo nell'intermezzo, che ci permette... è l'intermezzo questo? Cazzo! Perso salute? No, meno male. Non è l'intermezzo, questo è un altro livello. Ah no, è l'intermezzo, ok. Ma questo è come requisito. Uccidi e fammi legge 60 nemici.
senza subire danni, se tu madre. Ciao caro, allora abbiamo 37 cellule, mamma mia. Arma da... ah, è un'arma da mischia questa. Allora no, io andrei a sbloccare maggiormente quelli passivi. Quelli passivi. Ampolla di salute 2, la pozione di guarigione può essere usata 2 volte. A secco. Grazie caro. Un'altra mutazione possiamo mettere. Allora, riduce il tempo di recupero delle tue abilità. Allora, oppure per 8 secondi dopo aver ucciso un nemico. Buono. Concatenamento. Istinto riduce il tempo di recupero delle tue abilità. Ce ne stanno tante. Mutazioni PS più 50. Il cibo non ti guarisce. No, allora no. Guarda, metto concatenamento, signore, che facciamo delle cose veramente devastanti. Se mai riusciamo a farle. Allora, recupera la salute. A posto così. Signori, allora, a questo punto io non so se il gioco salva. Salva il gioco? Non ne ho la più pallida idea. Tempo attuale... palude, rifugio. Vedremo un attimino. Non so, come detto, se ha salvato. Lì il tempo va avanti. Magari metto in pausa e ci aggiorniamo con il prossimo episodio. Ragazzi, spero che Dead Cell vi sia garbato. Mi raccomando, restate sintonizzati, perché insomma il bello deve ancora venire. Tra virgolette, il bello è dopo la morte. Insomma, là si capisce bene come funziona il gioco. Però penso che chi si avvezza un pochino a questi giochi sa un po' come funziona. Che ti tiene calcolato un po' quello che tu hai trovato, ma non lo hai disponibile. Il tutto è randomico, i livelli saranno diversi sotto molti aspetti. Diciamo, la zona può essere quella, ma montata in modo diverso, e quindi sarà sempre una sfida provare ad andare avanti. Ci proveremo dal prossimo episodio. Ditemi se volete vedere anche qualche live. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Ci vediamo alla prossima con Dead Cell. Saluto a tutti da quel tale Ale.